Presidente, non è mia abitudine commentare gli interventi dei colleghi che, come tutti sanno, rispetto sempre, però un paio di cosine le devo dire. Insomma, se... è stata contestata a questa amministrazione la capacità di programmazione, ma una domanda, c'è nostalgia della programmazione che ha portato ad avere 20 miliardi di debito e... oppure 750 milioni di disavanzo tecnico? Un'altra cosa, quando facciamo interventi sugli atti, un consiglio, magari leggiamoli attentamente, perché non capisco, perché Assessore Lemmetti, ma mi spieghi una cosa, ma lei ha discriminato i municipi 11, 12, 15, 6 e 14? No, perché sui servizi sociali non hanno avuto niente nemmeno questi di municipi, quindi evidentemente la discriminazione che viene tanto decantata nei confronti del municipio primo, 35 mila euro per assicurare la continuità dei servizi per i bambini disabili nelle scuole, l'AIC, e del secondo che effettivamente non ha avuto fondi in questa variazione, sono qualcosa di particolare, unita diciamo, alla discriminazione effettuata eventualmente nei confronti degli altri municipi, o forse in questo caso ci troviamo innanzi a una spiegazione che lei ha dato e che credo anche il sottoscritto abbia rifornito o fornito nuovamente, diciamo, per ciò che riguarda i criteri che sono stati adottati. Comunque sì, io accetterei il consiglio di ricevere il plico, no, relativo agli indicatori e ai servizi, così forse conosciamo meglio questa amministrazione e riteniamo che questa variazione, su cui ovviamente il gruppo del Movimento 5 Stelle esprime voto favorevole, in realtà sia una cosa buona e non una discriminazione o una dimostrazione di cattiva programmazione. Grazie. A lei, consigliere.